Ben trovati da Giovanni Pinelli. Oggi è giovedì, il giorno di Palla Nuotando, solito approfondimento sportivo tutto rosso celeste per parlare di NSNC e di ciò che è accaduto nel fine settimana scorso e di ciò che accadrà nel fine settimana prossimo. NSNC ha vinto il proprio incontro con l'Arvaglia per 12-8, è un match che si è giocato al Palagalle, quindi successo da parte della squadra rosso celeste che si è posta ai danni di quella nomana. Il match che si è giocato al Palagalli, troppe difficoltà però va detto per la squadra di Marco Pagliarini, che ha faticato nell'imporsi sul set di Fabio Perilacqua. Un inizio lento, 1-0 al termine del primo tempo, grazie al gol di Gianluca Mignoli, poi è andato in vantaggio la squadra capitolina, che ha dominato il secondo parziale, e poi però nel terzo tempo, in finale del terzo tempo, Cecchia, così come ha fatto contro il Latina, è riuscito a venire fuori grazie alle giocate in attacco, le giocate veloci, le controfughe, le transizioni, le ripartenze da parte di Andrea Munioni e compagni, che hanno trafitto la porta difesa da Edoardo Rossi. Poi nell'ultimo tempo l'NSNC ha continuato a dominare e ha portato a casa questo successo, nonostante solo negli ultimi minuti si è visto un più 3 da parte dei rossocelesti, che quindi si sono imposti in questo incontro che doveva essere abbastanza semplice per la squadra Civitavecchiese, che quindi ha portato a casa la vittoria in questo match e quindi rimane seconda in classifica e continua quindi il suo processo, la sua voglia di andare a giocare i playoff nel lato, uno dei lati migliori, quello del secondo posto, che permette di giocare la bella in casa, almeno per quanto riguarda la semifinale. Andiamo a parlare dei risultati che ci sono stati in questo fine settimana, perché c'è molto da dire nella lotta per il secondo posto, e ricordiamo l'NSNC che ha conquistato i playoff a 2 giornate dalla fine. I rossocelesti sanno già che andranno a giocare la post season, poi andremo a vedere contro chi. Una delle avversarie sarà tra Camogli, Torino e Lavagna. Torino, che sembra essere la squadra più forte, perché è andata a vincere sabato scorso sul campo del Quinto, che era capolista di questo girone, quindi sembra essere in forma e si spera di non incontrarla. Ciechiesi, i giocatori del Ciechi vorrebbero incontrare Lavagna per tutto un discorso di vendetta dopo l'anno scorso, che Lavagna fece fuori Ciechi in sole 2 partite, entrambe finite ai rigori. Ciechi finì con il minimo dei rigori che si possono battere, cioè 6, invece a Lavagna forse col massimo dei rigori che si possono battere sono stati addirittura 26. Andiamo ad analizzare i risultati. NSNC Arvaglia 12-8, Promogest che batte la 7 scogli per 19, ancora un inciampo, così, diciamo così, un passo falso della 7 scogli, che sembrano essere squadra che non può puntare ai playoff e infatti non può più raggiungere l'NSNC perché ha 7 punti di scarto. Il Palermo è andato a vincere a Napoli contro l'Aquaviana 8-7 il punteggio. Salerno Catania 7-5, con il Salerno che rimane sempre uscita dell'NSNC, Catania invece che forse saluta la compagnia. Latina Bonantichi 8-6, questo scontro diretto per non è scontro diretto per la retrocessione, ma Latina comunque fa ottimi punti per la lotta salvezza. Roma Rechi 8-7, quindi passo falso della Rechi, preventivabile perché giocava contro la Roma. La classifica: Roma 58, ormai prima, NSNC 37, Salerno 35, Rechi 32. Queste sono le 3 squadre che si daranno battaglia per il secondo posto. La Rechi ha la possibilità di giocare il derby sabato prossimo contro il Salerno, quindi vincendo raggiungerebbe proprio il Salerno e sarebbe messa meglio per gli scontri diretti, perché l'andata è finita in pareggio, per cui in caso di vittoria in qualsiasi modo sarebbe comunque favorita nello scontro diretto in caso di parità di punti col Salerno. E poi la Rechi magari l'ultima giornata potrebbe tentare un arrembaggio sull'NSNC per sopravanzare in classifica, caso ovviamente di doppia sconfitta dei rossocelesti nelle prossime 2 partite. NSNC che in caso di pari punti con la Rechi passerebbe, perché ha vinto entrambi gli scontri diretti. Quindi la lotta ormai si è fatta a 3 squadre, dopo un campionato che ha visto una lotta aperta a 6-7 squadre, e quindi c'è da ottenere gli ultimi punti. Poi più tardi parleremo dei prossimi impegni dell'NSNC. Poi Palermo e 7 scogli 30, queste 2 squadre possono ancora lottare per i playoff, però non per il secondo posto. Catania 29, forse mai fuori dai giochi. Bonantichi 25, e poi la lotta salvezza sempre più appassionante, sempre più bella. Adesso è la Promogest che sembra essere quasi salva con 20 punti. Il Latina ne ha 18, l'Arvaglia ne ha 16 e l'Aquaviana è ripiombata in basso, ne ha 15.
C'è da analizzare questa cosa perché io non credo che sia mai accaduto che una squadra che ha tenuto 15 punti sia retrocessa direttamente in Serie B. Poi andremo ad analizzare questa cosa, magari nella prossima puntata potremo parlare. E quindi, dato che forse incide, andiamo ad analizzare la prossima giornata di campionato: Buli Antichi contro Romagest. Romagest, con una vittoria, sarebbe praticamente salva. Sette Scogli contro la Roma, quindi Sette Scogli la vedo davvero dura che possa arrivare ai playoff. Latina Arvaglia, scontro diretto davvero importantissimo, bellissimo. Si giocherà a Frosinone questa partita, peccato perché magari una partita a Latina, una piscina di Latina, sarebbe stata ancora più bella. Palermo Civitavecchia, e fra poco ne parliamo, Catania Aquarion e Arechi Salerno, il derbissimo di Salerno. Il Civitavecchia, l'SNC deve affrontare il Palermo in trasferta e poi affronta in casa il Catania. L'SNC ha bisogno almeno di una vittoria, forse anche due, per conquistare il secondo posto, altrimenti arriverà a terza. Quindi, gli ultimi 2 giornate bisogna fare tutto. Sabato, quindi, si va a Palermo, trasferta, forse è difficile, perché, anche perché Palermo, in caso di non vittoria, sabato, fra 2 giorni, sarà condannato a non giocare i playoff. Quindi, ultimo arrembaggio per il Palermo. Bisognerà vedere un attimo qual sarà la situazione. L'andata vinse il Palermo in maniera abbastanza agevole. Forse fece la migliore prestazione stagionale, cioè che forse la peggiore stagionale. Palermo punta tutto su Cicciolo Cascio, ha segnato addirittura il 30% dei gol del Telimar nella squadra di Ivano Quartuccio, quindi 50 gol realizzati in stagione da parte del centroboa Panormita. Quindi c'è da stare assolutamente attenti a questo giocatore di assoluto valore per la Serie 2. E quindi con questo avvertimento, diciamo così, ai dimensioni CIECA, che include questo appuntamento di Palla Nuotando, ci vediamo giovedì prossimo proprio per commentare ciò che sarà accaduto sabato a Palermo. Grazie mille per l'attenzione.